Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo vicini al Monte Nerone, provincia di Pesaro Urbino, località Acqua Partita, a due passi dal mitico ristorante Martinelli. E qui c'è l'appartamento ammobiliato dell'amico Giuseppe e lui lo vende a prezzo stracciato, 55.000 euro. È un'occasione unica. Telefona a Giuseppe 333-4203-148. Qualche problema con il computer, qualche altro problema con la mia famiglia e anche qualche problema con la mia testa hanno contribuito a rendere non semplice preparare la rubrica di oggi. Purtroppo lo spazio è quello che è e dovendo rendere omaggio all'amico Emidio Ciccarelli che non vedevo da tanto tempo, lo spazio della sua gara ha preso quasi tutta la rubrica. Rinviati alle prossime e mi scuso con tutti gli altri servizi, dal completamento del triangolare Ponte Sasso all'inaugurazione della piscina alla locanda del Gelso, alla festa della bocciofila Montesanto a Villa Bonaccorsi, alla gara della San Cristoforo Fontanelle. Ma state tranquilli, ci saremo ancora. Non ho perso nulla. Nelle prossime rubriche ci sarò. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo vicini al Monte Nerone, provincia di Pesaro Urbino, località Acqua Partita, a due passi dal mitico ristorante Martinelli. E qui c'è l'appartamento ammobiliato dell'amico Giuseppe e lui lo vende a prezzo stracciato, 55.000 euro. È un'occasione unica. Telefona a Giuseppe 333-4203-148. È stato sicuramente un grande piacere e anche con un po' di commozione ritornare alla bocciofila San Giacomo della Marca, comitato di Ascoli Piceno, dopo diversi anni di assenza. Ma il grande amico Emidio Ciccarelli, il factotum per questa manifestazione da oltre 40 anni, ci ha invitato e allora non siamo potuti mancare, anche se con diversi problemi. E così oggi vi raccontiamo, pur con tutte le difficoltà del caso, quello che è stato il 44esimo trofeo Pietro Pistolesi, gara nazionale elite per gli under 18, under 15 e perché no anche under 12. E questi ultimi il mattino hanno fatto un torneo a squadre che non abbiamo potuto riprendere, vinto dalla squadra di Montegranaro. Al secondo posto la squadra mista Ancona Lecce Caccialanza, al terzo la squadra mista Sportive Spazio Stelle, al quarto Tolentino. Poi i primi quattro under 12 hanno partecipato anche alla gara individuale. Lorenzo Bocchio Caccialanza, Francesco Cannella Montegranaro, Matteo Pergolesi Montegranaro, Emiliano Giovannucci la Sportiva. Hanno presenziato alla manifestazione diverse autorità politiche e sportive, ma vogliamo farvi ascoltare subito le parole del vicepresidente nazionale della Federbocce, Moreno Rosati. E naturalmente sulle pareti c'è anche un po' di storia della San Giacomo della Marca. È una piccola bocciofila, ma che grazie a questa manifestazione, al trofeo Pistolesi, si è caratterizzata per quello che riguarda l'attività anche ad altissimo livello del settore giovanile.
Oggi è una gara elite, ci sono ragazzi, i migliori ragazzi del nostro movimento nazionale, soprattutto con gli under 18, ma ho visto un bel parterre anche nelle categorie dei più piccoli, under 15 addirittura i più giovanissimi. Ho visto molto agguerriti proprio i piccoli, gli under 12. E questa manifestazione è entrata inevitabilmente nel cuore di tutti i ragazzi, tutti i dirigenti che hanno seguito le attività giovanili. Io insomma dagli anni 90 venivo qua con la delegazione di Terni a partecipare e a cercare, come dire, di mettere un sigillo importante su un trofeo che lo merita ampiamente. Onore soprattutto al Deus Machina, insomma, che da tantissimi anni si prodiga perché questa manifestazione possa essere riproposta di anno in anno. Parli di Emilio Ceccarelli. Sì, Ceccarelli ovviamente, il grande Ceccarelli. E soprattutto al comitato, insomma, alla realtà di Ascoli Piceno, che dal punto di vista organizzativo anche nel recente passato ha dimostrato grandissime qualità. Solo un anno fa eravamo qua con l'edizione del Premio Marche proprio in Ascoli, e ritornare fa molto piacere per più di un motivo. Insomma, io sono legato a questa realtà anche dal punto di vista sportivo. Ricordo ormai nel lontano 92 qui in Ascoli vinsi una delle mie gare nazionali, quindi ci arrivo sempre con grande gioia e con grandi ricordi. Scusi, lei è esordiente? Oh, ma no, sì, esordiente. Oggi faccio l'under 12. Il cavo, siamo già cercati, il cavo riservato per lui, direttore di gara. E alla San Giacomo abbiamo rivisto un altro grande amico. È un dirigente? Sì, faccio parte del consiglio da sempre qua. Anche quando abbiamo cambiato i consigli, però Polimidio è entrato sempre dentro perché sa, do una mano a sto piccolo grande Ciccarelli. Però io solo manovalanza, il tecnico è Ciccarelli, tutto fa Ciccarelli, fa cassiere, amministratore, presidente, fa tutto. Però noi lasciamo fare Ciccarelli perché lui è bravo. Qualche volta fa un po' sulle sue, però lo devi sopportare perché uno che lavora tanto ci può stare, no? È un tipo un po' nervosetto, però io glielo dico. A volte sì. Gli devo dire, oh sole mio, ma tu come fai a vivere sempre arrabbiato? Ma devi stare calmo. Sì, veramente. È tanto bravo, però c'ha quella picca. Purtroppo il DNA è quello. Che gli vai a fare? Non si può cambiare. Se no stava a letto. Comunque Marina, mi ha fatto piacere perché dopo 3-4 anni che non venivi più in questa postazione ci siamo rivisti pure qua. Sono contento. Sì. Pure io sono contento. Sì. Com'è andata oggi questa gara giovanile? 44esima edizione? Sì, va bene. Oggi è elite, però ti dà un po' più di lavoro comunque. Elite, sì. Gli alberghi, il mangiare, sa, proprio Ciccarelli è andato proprio in orbita. Ha detto speriamo che un altro anno. Sarei contento di rifarla, però mi ci vuole un aiuto. Purtroppo abbiamo avuto non l'aiuto del presidente perché ha avuto un incidente a casa, gli si è bruciata la cucina. E allora adesso lui c'è un fratello disabile, deve stare dietro a lui. Si sono spostati in un'altra casa in campagna. Facciamo tanti auguri. Sì, come no? Però rimane il fatto che se non ci fosse Ciccarelli lo dovremmo inventare, però un po' più calmo. E un altro grande amico che non vedevamo da diverso tempo, Mauro Feliciani. Io sto parlando con Robertino, stiamo ricordando delle cose
del passato, ma cose belle, non cose, perché quelle di adesso non servono più niente a ritrovare. Io sono sempre il solito contestatore, quindi. È contestato. Non contesto, ma però cioè, importante dire la verità. Dici la verità? Sì, questo sì. Ma voi siete bocciofili? Sì! Bravo! Balla loro! A lui! Ciao! Balla loro! Ciao! Ciao! Ciao. Registra la E ora ascoltiamo il segretario della Bocciofila San Giacomo della Marca, Luigi Spina. A dir bene è poco, a dir molto bene forse tanto, comunque c'è stato veramente un afflusso di gente non ascolana ma anche dalle zone qui anche lontane. Noi non ci aspettavamo questa specie di exploit. Quest'anno è stata una gara veramente molto molto sentita, lo sentivo anche attraverso quelli che stavano a vedere la gara, insomma, molto positiva, è stata veramente bello. Tra le altre cose dobbiamo dire un grande grazie a tutti, alla federazione che ci ha permesso di organizzare e di fare questa gara, a tutti gli sponsor, perché noi siamo una società piccolina, quindi abbiamo bisogno che qualcuno ci dia qualcosina per tirare avanti. A tutti gli amici, a tutti quelli che hanno collaborato affinché questa manifestazione riuscisse alla perfezione.
mia famiglia e la mia società che mi vengono sempre a sostenere quando sono in finale. Alla prossima. Sì. E ora ascoltiamo il responsabile giovanile FIBE Marche, Davide Esposto. Una bella manifestazione questa da San Giacomo. Certamente, ma qui questa società sono più di 40 anni che organizza manifestazioni sempre ben organizzate e ben riuscite. E diciamo tanti giovani venuti anche da fuori Marche, fuori regione. Certamente, vabbè, era una gara elite, quindi sono venuti e questa società meritava di avere questo riconoscimento almeno una volta. Solo 35 secondi di pubblicità, poi il completamento delle gare alla bocciofila San Giacomo della Marca. Restate con noi. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo vicini al Monte Nerone, provincia di Pesaro Urbino, località Acqua Partita, a due passi dal mitico ristorante Martinelli. E qui c'è l'appartamento ammobiliato dell'amico Giuseppe e lui lo vende a prezzo stracciato, 55.000 euro. È un'occasione unica. Telefona a Giuseppe 333-4200-148. Finale Under 15, Tommaso Martini, Loreto Ancona, Matteo Chiaretti, Boville Roma. Finale Under 18, Alessio Frongia, GB Cagliari, Gianfranco Bianco, Sala Catanzaro. La bocciata di Bianco colpisce, naturalmente se ne va anche il pallino. Vediamo a fondo campo cosa succede. Il punto è di Alessio Frongia, l'errore questa volta di Bianco, e lascia un punto a Frongia che ora, vediamo, non ha conquistato il secondo punto nemmeno con questa bocciata. 1-0 per lui.
E nell'Under 15 Tommaso Martini sta già conducendo per 3-0 su Matteo Chiaretti. Ora vediamo cosa succede. Chiaretti ha lanciato avanti l'ultima boccia per impedire tiro sul pallino, e però Martini viene all'accosto. E questo non è il secondo punto, questo sì. Ultima boccia per Tommaso Martini, bocciofila Loreto. Sta arrivando molto bene ed è il terzo punto, il raddoppio, 6-0 per Tommaso Martini. Frongia nel frattempo ha conquistato altri due punti e sta conducendo per 3-0. Ma ora Gianfranco Bianco ha già inserito il secondo punto. Vediamo ora con l'ultima boccia. Sì, è arrivato il pareggio. Siamo sul 3-3. Matteo Chiaretti alla bocciata. Ha colpito. I punti sono dell'avversario, ma lui ha ancora due bocce da giocare. Con la prima prende il punto. Con la seconda conquista il secondo punto, siamo sul 2-6. E torniamo negli under 18 con l'ultima boccia di Bianco, che dopo la bocciata lascia un punto all'avversario, 4-3. Under 15. Martini ha preso un ottimo punto. Chiaretti non lo ha ripreso. 7-2 per Martini. E qua c'è chi ride, ma non sappiamo perché. Vediamo. Frongia, ottimo il suo accosto. Preso il punto, la bocciata di Bianco. E lascia un punto a Frongia. 5-3 per lui. E qua c'è Martini che ha colpito. Fondo campo, il punto è suo. Ora vediamo cosa fa Chiaretti. Colpisce, ma il punto rimane di Martini. Ora va a tirare la sua boccia, ma sbaglia. Martini, vediamo se riesce a inserire il secondo punto. C'è spazio. E sono due punti per lui, 9-2. Gianfranco Bianco ha preso il punto. 4-5 il parziale. Martini, non è una giocata per lui questa, ma per il suo avversario, che per ora ha venduto il punto. La bocciata. E Chiaretti, vediamo ora che ha inserito il secondo punto, 4-9. Under 18, Alessio Frongia di volo, errore, un punto per l'avversario, pareggia, 5-5. E ora torniamo nell'Under 12, a fondo campo il punto è di Tommaso Martini. Ora prova a inserire il secondo punto, ma no, non ce l'ha fatta. Ultima boccia. E non ce la fa nemmeno con questa ed è un punto, 10-4. 10-4, vicino alla vittoria Martini, e di là un 7-5 e poi 7-5 per Frongia, e poi c'è Gianfranco Bianco che lo sorpassa perché ha conquistato 3 punti, 8-7. Martini, ottimo il suo posto. La bocciata di Chiaretti ha colpito. Di chi sarà il punto? Di Chiaretti. Martini ancora un ottimo accosto, era l'ultima boccia. Chiaretti colpisce, ma le bocce a fondo campo girano e 11-4 per Martini. Torniamo nell'Under 18, la bocciata di volo, splendida bocciata di volo di Gianfranco Bianco.
E ora vediamo. Frongia ha preso un ottimo punto. Bianco alla bocciata, sbaglia. Ora viene all'accosto. E il punto a terra è di Alessio Frongia. Prova a inserire il secondo punto. Eh sì, molto bravo, e anche lui sorpassa. Siamo sul 9-8. Partita tirata questa. E andiamo nell'under 15. Ah, è finita l'under 15 con la vittoria di Tommaso Martini Loreto, comitato di Ancona. Abbraccio del papà. A chi l'hai dedicata questa vittoria? Al mio nonno che fra un po' compie gli anni, a mia madre, mio padre, mio zio e a tutti quelli che mi seguono e alla mia ragazza. Robertino sempre attento, e anche questo signore che è un arbitro è molto attento. E vediamo cosa fa ora Alessio Froncia. Accosta, ottimo a fondo campo. La bocciata di Bianco, valida. Ha colpito e ha preso il punto. Froncia all'accosto. Punto non sembra preso. Punto a terra per Gianfranco Bianco, è soltanto un punto ed è il 9 pari. Bianco all'accosto. Buono. Froncia cerca di fare meglio naturalmente, ma sbaglia la direzione. La bocciata, errore di Froncia, potrebbe costargli caro questo errore, perché ora Gianfranco Bianco ha tutto lo spazio per conquistare i 3 punti della vittoria. 2 ci sono già e arriva anche il terzo. La vittoria Gianfranco Bianco, Sala Catanzaro. Una dedica per questa bella vittoria. Al mio papà che viene sempre, fa tanti sacrifici per portarmi in giro a giocare, per mi divertire. Di un paio di minuti una premiazione, grazie. Insieme al suo commissario tecnico della giovanile, ma questi splendidi ragazzi, le famiglie, perché è stato sicuramente per molti di loro una gioia. Le autorità, la bocciata della San Giovanni, la marca, per io porto i saluti del sindaco Marco Fioravanti, dell'amministrazione comunale di Ascoli Piceno. Io gioco in casa perché qui sono nato e sono cresciuto, il suo amico che rappresenta il CONI e soprattutto la sorella di Pietro Pistole, fuori a un numero in maniera così esemplare, quindi a loro va in bocca al lupo, buona fortuna, buon lavoro, grazie a tutti. Una premiazione da effettuare, quindi grazie per la sua presenza. Matteo, io prima ancora di essere un dirigente sono un tecnico di sport. Sei la ricordo della. E ora io però volevo anche cercare di eccoci qua. Quello è stato raccomandato. I membri della FIP che ci hanno permesso per la prima volta di conoscere bravissime persone da come quella di Vicino. Allora, io non sono un'autorità, però posso dire ringraziare Cicchiarelli per l'impegno che ha messo in questa manifestazione. È sfinito e quello che vorrei dire è che questi ragazzi veramente meritano, sono impugnabili e meritano. E dalla bocciofila San Giacomo della Marca chiudiamo con le parole del delegato provinciale di Ascoli Piceno, Giacomo Strovelli. Sì, un applauso doveroso anche solo per il numero, un'ottima organizzazione come sempre. Quest'anno è stato forse un pochettino più complicato per via del circuito, della gara che faceva parte del circuito Elite. Hanno organizzato direi bene,
Spero che i tanti giocatori accorsi da un po' tutta l'Italia si siano divertiti e trovati bene, questo poi è lo scopo finale di un'organizzazione del genere. C'è una persona qui alla Bocciola di San Giacomo della Marca, adesso so che il presidente ha avuto dei problemi e non è potuto essere qua, ma c'è una persona che da tanti anni si impegna al massimo per organizzare questa gara di Avanire. Come si chiama? Si impegna da praticamente da 44 anni e quindi anche Emilio Ciccarelli, ormai che chi diciamo che chi è fatto parte del settore giovanile, chi ha giocato da ragazzino da 44 anni, questa parte l'hanno conosciuto un po' tutti e quindi il nome non suona nuovo a nessuno. E quindi ringraziamento a lui perché in questa giornata, che poi quest'anno siamo andati 2 giorni, ha dato la possibilità a tanti ragazzi di divertirsi. E inoltre vorrei riconoscere anche quello che ha fatto la Bocciola Sportiva ieri come una gara di supporto a questo circuito Elite. Anche qui ha dato la possibilità le due manifestazioni che come tutti sappiamo nello sport, insomma, spostarsi per due grandi manifestazioni è sicuramente produttivo. Grazie. Complimenti. C'ho due bambini, due figli che è un amore. Mio marito è bravo pure, io pure sono casalinga, sono brava. È una bella famiglia. Amen. Complimenti. È stancabile, se comincia a pigliare pure l'età non è mica facile. Non è facile. Veramente bravo. È bravo, bravo, bravo. Ci tiene, poi ci tiene, se specie riesce bene una cosa. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo vicini al Monte Nerone, provincia di Pesaro Urbino, località Acqua Partita, a 2 passi dal mitico ristorante Martinelli. E qui c'è l'appartamento ammobiliato dell'amico Giuseppe e lui lo vende a prezzo stracciato, 55.000 euro. È un'occasione unica. Telefona a Giuseppe 333 4203 148.